Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Dietro di me potrete vedere qualcosa di veramente veramente interessante. Ho comprato un monopattino elettrico. Dopo che ho comprato la borraccia per essere bio e non inquinare il mondo, link in bio ovviamente, ho comprato anche un monopattino elettrico, così almeno posso muovermi senza inquinare. Vi lascio il link in descrizione di questo monopattino se volete acquistarlo anche voi. Secondo me diventerà il nuovo mezzo del futuro. Comunque stanno andando sempre più di moda, li stanno vedendo sempre più persone. Secondo me si evolverà molto bene la situazione. Ovviamente iscrivetevi al canale, condividete i video e tutte cose che già sapete, quindi neanche vi sto qui a ripetere. Una scatola non poco complesso, devo dire la verità. Qui c'è una scatola, penso ci saranno tipo tutte le informazioni, cioè tipo tutti i gadget e cose varie. Quanto pesa, raga? Pesa un botto! Oh. Facciamo un breve unboxing anche di questa scatola. Spero di essere nell'inquadratura, cioè sono tutto completamente a caso. Sto morendo di caldo, ma raga, i video piace farli subito sul momento. Ho visto anche la macchina fotografica che prenderò e niente, avremo un passo avanti anche dal lato qualitativo su questo canale. Manuali di istruzione che probabilmente non leggeremo mai. Non leggerò mai. Vediamo cosa c'è, come si apre. Ok, qui dentro abbiamo le ruote di ricambio, fantastico, con camere d'aria all'interno, quindi possono anche scoppiarsi. E poi niente, all'interno c'è il cavo di ricarica e le altre cose. Dopo vado a fuori da prova, quindi ci vediamo dopo. Praticamente con due bottoni forse si accende la luce, non l'ho capito. Che posso darvi è di frenare piano, perché volate in aria se frenate di colpo. C'è un vento della Madonna, probabilmente non starò registrando un cazzo di buono, ma ok. Probabilmente non si sarà sentito assolutamente niente fuori perché c'era molto vento. Ma cosa vi ho detto? Vi ho detto che secondo me è un acquisto molto valido, anche se ha un prezzo molto elevato. Ma vabbè, le cose all'inizio hanno sempre un prezzo elevato. Per chi sta nelle grandi città, questo è un modo comodissimo per muoversi. Come avete potuto vedere dal video, magari in salita sembra lento, ma è normale, in salita tutto va un po' più lento. Ma in discesa la sua velocità la fa, anche in pianura. Secondo me è un acquisto valido. Raga, vi faccio vedere in breve l'applicazione della Xiaomi. Qui ti dice il livello di batteria, velocità media e chilometraggio singolo, che non ho capito ancora cos'è. Così vedete quanti chilometri sta andando il vostro monopattino in caso ce l'avete attaccato sul manubrio. Scendo così potete bloccarlo e vi manda anche un feedback lui che vi fa tipo ping, una cosa simile, che ve lo blocca. Facendo così voi lo sbloccate. Cliccando qui invece avete un casino di impostazioni, il cruise control che attiverò e tantissime altre cose, luce posteriore, sistema di velocità, nome dispositivo, potete mettere anche una password per bloccarlo, qui potete vedere, e si possono mettere veramente un casino di cose, è personalizzabile. Un'altra cosa che puoi mettere ad esempio è il recupero dell'energia, e quel poco che può recuperare, secondo me è una cosa molto ma molto utile, e infatti l'ho messo in media. Davvero raga, mi sembra veramente un ottimo acquisto. Ieri sera ho fatto un tragitto che di solito ci avrei messo tre quarti d'ora a farlo, l'ho fatto in 13 minuti e stavo veramente volando, stavo volando. Non capisco il senso di mettere un casco su questi cosi, perché comunque non è che vadano così veloci. Un'altra cosa che ho notato è che tipo con la modalità eco va veramente lento. Cioè mio dio, in un rettilineo è ok, ma in salita va veramente lento. Invece con la modalità normale, che penso sia tipo sport, veramente voli su questo coso, voli veramente. Allora, considerazioni dopo un mese di utilizzo di questo Xiaomi M365. Ci sto trovando da Dio, veramente da Dio. Funziona benissimo. Un consiglio che posso darvi è di mettere qualcosa, magari dei cataly frangenti, perché siete poco visibili, anche se dietro c'è la... anche se dietro c'è la luce, comunque siete sempre poco visibili. Il parafango anteriore e posteriore vi salveranno veramente la vita. Ieri praticamente ha piovuto da me e sono uscito lo stesso. Ovviamente non andate con la pioggia e cose, però ma se magari ha smesso di piovere per terra un po' bagnato, andate tranquilli, non succede niente. I parafanghi mi hanno veramente... si può dire i parafanghi? Boh, mi hanno veramente salvato la vita. È comodissimo perché lo chiudi, lo apri quando che ti serve, tranquillissimi, perfetto.
La velocità varia molto in base al peso della persona che è sopra. Io peso all'incirca 70-75 kg e i 25 km orari li raggiungo tranquillamente. Chi pesa di più magari li raggiunge meno velocemente o magari non li raggiunge direttamente. Un consiglio che posso darvi è in discesa di spegnere il monopattino perché vi andrà molto più veloce. Ma state attenti perché praticamente il freno non funzionerà quello a tamburo, che è quello più efficiente, ma funzionerà solamente il freno a disco dietro, che non è che freni così tanto. Io l'ho utilizzato in una strada abbastanza in pendenza nella mia città e ho raggiunto una bella velocità, molto superiore ai 25 km sicuramente. E al momento di frenare un po' ho detto oh cazzo, perché praticamente frena molto poco il freno dietro. Ma tenendolo acceso si fermerà e non vi farà superare una certa velocità e rigenera anche elettricità, perché c'è la rigenerazione cinetica. Io la tenevo debole prima, adesso l'ho messa forte e spero che rigeneri molta più elettricità. E comunque si nota molto che è messo forte, perché praticamente quando freno si sente proprio che rallenta di botto e non rallenta gradualmente come prima. Ma adesso vi lascio di nuovo al video.